La salute è il nostro bene più prezioso e mantenerla dipende anche da noi. Un corretto stile di vita, un maggiore ricorso alla diagnosi precoce e una nuova cultura dell'alimentazione sono strumenti essenziali per riuscire a vincere patologie importanti come i tumori. Sono le parole di Francesca Serlenga, figlia dell'ingegner Domenico Serlenga, scomparso un anno fa e al quale è stata intitolata la sede della delegazione della LILT, sezione provinciale di Barletta Andrea Trani, inaugurata a Canosa di Puglia presso il Circolo al Corso. Un nuovo presidio essenziale per tutto il territorio che diverrà punto di riferimento per diffondere il messaggio dell'importanza della prevenzione. Ospite della cerimonia di inaugurazione della sede a Canosa di Puglia è stato Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. È un riconoscimento dovuto, io direi, a Domenico Serlenga, dovuto perché davvero è stata una persona che ha onorato la comunità e nello stesso tempo io mi auguro che possa essere di sprono, di incitamento anche perché altre iniziative analoghe vengano portate avanti. Noi abbiamo, noi del Mezzogiorno, di tutta l'Italia del Mezzogiorno, abbiamo un grave handicap e un gap rispetto al nord, perché non riusciamo a garantire a tutta la popolazione, a tutta la comunità, quegli elementi essenziali per poter prevenire una malattia che di anno in anno aumenta. Quest'anno avremo un incremento ulteriore dei casi di cancro nel nostro paese, saranno circa 400.000 gli italiani che svilupperanno un tumore, cioè significa che ogni giorno oltre 1.000 italiani avranno la diagnosi di un cancro. Beh, se noi questa diagnosi di cancro potessimo farla e siamo in grado di poterla fare in anticipo, cioè in maniera molto precoce, noi avremo una guaribilità molto elevata. Come LILT, come delegazione canosina, ci siamo posti tre obiettivi fondamentali. Il primo è quello di fornire un sostegno concreto sia alla ricerca che alla prevenzione primaria, quindi corretti stili di vita, alimentazione, attività fisica e diagnosi precoce. Il secondo obiettivo invece è quello appunto di creare, questo è quello a cui terremo particolarmente, un punto d'ascolto al quale chiunque possa rivolgersi anche per diciamo, i semplici adempimenti, anche una semplice prenotazione dallo specialista, perché quando una famiglia o una persona singola si ritrova per la prima volta al cospetto del cancro, il senso di smarrimento che si avverte è incredibile, quindi anche passaggi semplicissimi ci sembrano delle equazioni matematiche impossibili e quindi questo è quello a cui terremo in particolar modo. E il terzo obiettivo è quello più personale, quindi quello di rendere vivo più che mai il ricordo di nostro padre in tutti coloro che lo hanno conosciuto.